fare il parcheggio a Sant'Ambrogio? Non lo fa, 10 milioni di euro. Facciamo un'altra tappa. Ma che cazzo mi vuol dire? Ma prego di usare un linguaggio corretto. Se vuole per competenza io le posso parlare dei chioschi che posso mettere lungo il parco, le vie d'acqua, se non esiste. Non troppo. Una delle cose che non si può dire, adesso io parlo, non ho seguito questa partita, però tutto si può dire tranne che non si è andati, non si è visti, non si è fatto, perché contate il numero di volte che è venuto lì, contate il numero di volte in cui è venuta lì, che li ha citati adesso Ravaiotti e gli altri. Allora, non è mica detto che sono venuti lì a dare ragione e alla fine a soddisfare tutti. I pareri su tante cose sono diverse. Prima stava parlando di Ascanio Sforza, su via Ascanio Sforza se facciamo un'assemblea dice 50-50, poi basta che qualcuno si chiami i suoi e allora dice io ho fatto un'assemblea dove eravamo tutti d'accordo a chiudere via Ascanio Sforza. Non è un parere, la commissione denuncia mancanza di via. Questi aspetti sono. Questo qui riguarda, cerchiamo di seguire le cose, questo riguarda il processo amministrativo, riguarda Expo, non siamo noi gli appaltatori di questa cosa, noi siamo gli appaltatori, neanche della Darsena siamo noi gli appaltatori. Su questo siamo intervenuti, voi sapete tutto. Se fossimo stati qui, vorrei che ricordaste per esempio che sulla Darsena si stava costruendo un parcheggio sotterraneo, come qualcuno forse ogni tanto si dimentica. E noi siamo arrivati, abbiamo modificato un progetto sul quale erano già stati spesi 3 milioni di euro, scusa, 3 milioni e mezzo di euro, e la Corte dei Conti, che viene spesso amata, no? Perché dice, è venuta la Corte dei Conti e ha messo tutti i conti, ci ha detto o usate quella roba lì, o i 3 milioni e mezzo li cacciate voi, ma non il Comune, si cacciavano i 12 assessori pro quota. Questo era il punto, perché siccome c'è stato un bando che è stato fregato, quel progetto deve essere usato. E questo no, sì, è proprio così, è la sicura. No, la città non è l'accordo che desideriamo. La città siete la che la città è informata sulla moralità di casa, se no guai a me. Della Darsena l'abbiamo ottenuto noi dentro ed è stata una delle cose che abbiamo accollato, virgolette, ad Expo, è stata la nostra richiesta, cioè i soldi per mettere a posto la Darsena dovevano venire dal progetto Expo. Questa è stata la cosa che non era prevista nella gara. Nella gara stava previsto il sito, questo e le vie d'acqua, queste erano previste nella gara, appunto. Questi stavano lì dentro. Dopodiché, quando uno cambia le cose, poteva succedere, se tu non riuscivi a realizzare il sito, cosa che era un rischio realissimo nel luglio del 2011. Quando siamo arrivati, noi pensavamo di poter scegliere tra 2 o 3 progetti, diciamo che bello. Vediamo se quell'altro, abbiamo aperto i cassetti, non c'era niente, non c'erano nemmeno i terreni, non c'erano i terreni. Ci sono balloccati 3 anni e mezzo a discutere e darsi stipendi senza aver segnato un pezzo di carta, In quell'epoca lì, siccome voi sapete, perché non siete venuti giù davvero, sapete quali sono i tempi, i modi di appalti pubblici, della gestione di
tutto quanto. Sapete che quando si fa una gara ormai è scritto, una roba bestiale, succede solo in Italia, però così succede, che ci sono un fermo assegnazione degli appalti di quant'è, che non mi ricordo mai, di 60 giorni, perché sempre dobbiamo aspettare se c'è qualcuno che faccia il ricorso. Cioè, questo è il paese che ha istituito il ricorso. Assessore, parliamo di cose serie. In questo è il punto prima però, signore, se no, se vuole io faccio una domanda sul ponte e sulla Darsena. Qualcheduno può fare di corso, è un progetto Expo. Ha diritto di manifestare, ha diritto di dire che non è fuori. Ma certo.